L'aspetto che vorrei mettere in luce anzitutto riguarda il fatto che tra giovani cosiddetti di seconda generazione, che sarebbe meglio chiamare giovani italiani figli di migranti, ragazzi e ragazze, non ci sono tutte queste differenze in rapporto ai giovani autoctoni. Ci sono differenze, per esempio, per quanto riguarda la qualità brillante degli studi delle ragazze in rapporto a quelle dei ragazzi. Non ci sono differenze, per esempio, rispetto al fatto che chi vive giovane autoctono o giovane italiano figlio di immigrati nel mezzogiorno d'Italia ha un maggiore svantaggio. Ma quello che vorrei soprattutto mettere in luce nell'incontro di oggi è che, nonostante questa situazione, che comunque sotto profilo scolastico, per esempio, vede maggiormente svantaggiati i figli e le figlie della migrazione, c'è una loro capacità di tenere insieme passato, presente e futuro assolutamente importante in rapporto soprattutto ai loro coetanei autoctoni. Vuol dire che questi giovani crescono con un'idea di indipendenza che si associa a quella di autonomia, non come per i nostri giovani, diciamo, autoctoni, per i quali si può essere autonomi senza essere indipendenti. Quindi il desiderio di queste ragazze e di questi ragazzi è al più presto di diventare grandi diventando indipendenti sotto profilo economico. Questo è un aspetto che vorrei molto sottolineare, e poi anche diciamo rompere il luogo comune secondo il quale sarebbero i genitori a volere dei percorsi scolastici più brevi per i loro figli e le loro figlie. Non è così. La maggioranza dei genitori vorrebbe che i ragazzi e le ragazze studiassero più a lungo. Se non lo fanno è perché sono, come si dice, disconfermati dall'istituzione scolastica, e l'istituzione scolastica di fatto fa di tutto per non riconoscere le loro capacità e competenze.